Buongiorno, avete visto che ho già mangiato? Sto migliorando, eh. Oggi, per oggi già mi sono preparato per la pioggia perché da qui in poi dovrebbe piovere. Oggi abbiamo da fare 18 km da Redondela fino a Pontevedra, poi vediamo, intanto facciamo questi, vediamo com'è camminare sotto all'acqua, vediamo se riesco volendo poi a fare qualche altro chilometro in più, ma non lo so. E già ragazzi, sta già iniziando a piovere. E mi sono già protetto. Ora vediamo come va la giornata. Abbiamo 2 ore di buio perché sono le 6 e un quarto. Fa giorno alle 8. Faccio un po' meno clip per via dell'acqua. Guardate, bello. Sono le 7:30. Abbiamo fatto quasi 7 km. Adesso ci fermiamo. Abbiamo un bel caffè. Solo il caffè, però, eh? Caffè e latte, dai. Un quarto alle 8 sta albeggiando, attraversiamo un ponte. Guardate che bello, voi non vedete niente, scommetto. Allora sono le 8 e un quarto, abbiamo fatto 8 km e 6, stiamo affrontando una salita immerso nel bosco. Bello, eh? Ari, buongiorno! Oggi il tempo non è dalla nostra parte. Tengo in mano il poncho, l'avrò messo e tolto già 4 volte perché pioviccica e basta. Magari tra un pochino smette, però realmente la pioggia ancora non l'ha fatta. Siamo a 10 km, dai, almeno 8 vanno fatti e poi vediamo. Stai bagnando? Eh? Non ti stai bagnando? Non c'è niente per pararti? Eh? Ciao, anche tu. Anche tu sei un cagnolino? No, tu sei un cavallino. Meglio di un cagnolino, lo vedete? Quello è un cagnolino. Ciao, ciao. Cagnolino! Si parla della pioggia come può. Vabbè, sta continuando a piovere. 15 km e 6, ore 9:40. Poi dovrebbe piovere per i prossimi giorni. Quindi dai, l'arrivo è rovinato. No, l'arrivo è bagnato. Distributore, tac. A parte che mi ha fatto il caffè amaro. Poi avrei anche delle ciambelle, però adesso dove togli il poncio, dove smontare, no, non mangio. Mancano pochi chilometri a Pontevedra, da lì decidiamo se continuare almeno qualche chilometro, anche se con l'acqua si cammina lo stesso, però c'è meno gusto, no? Allora mi trovo proprio all'albergo di Pontevedra. Abbiamo fatto 18 km, l'orologio mi segna di meno, ma l'ho riattivato più tardi. Come vedete, l'albergo municipale apre alle 13, dalle 13 alle 22. E niente, ragazzi, dai, comunque a noi ci interessa poco perché dobbiamo proseguire. E come vedete non c'è, mi state appannando, vabbè. Come vedete non c'è nessuno e niente, dai, cavolo. Continuiamo a fare qualche chilometro, avviciniamoci il più possibile a Santiago. Avete visto, siamo scesi sotto a 68 km. Avete mai provato a camminare quando piove? Provate, dovreste, una volta, non è che dico. La zona pedonale delle città spagnole assomiglia molto alle zone pedonali delle città tedesche. E anche al centro della città le frecce non mancano. Così con un po' di attenzione non ci si perde. Eh sì, sono, sì, a Santiago. Credo che vestito così, meglio se non entro. Allora, è presto, sono le 10 e un quarto. Passiamo al primo bar e mi fermo. Almeno accendo il telefono, mando un messaggio a Elisa che oggi non l'ho sentita per niente. E poi continuiamo. Poi guardo, controllo dov'è che ci possiamo fermare, dov'è che
e si può arrivare oggi. A me non dà fastidio la pioggia, certo è meno divertente camminare e... Mazza che arriva il nostro paese però. Guardate. Tac, vedi. Potete prendere 1,70 euro, ti portano qualcosina del dolce, ti portano qualcosina da mangiare, almeno hanno la scusa. Come mi sono fermato, mi sono tolto il poncho, ovviamente ho avuto freddo, ho dovuto mettere un pile. Adesso piove ancora più forte e ci vediamo tra un pochino. Ok, sembra che c'è un pochino di tregua. Mi mangio due ciambelle, queste le ho prese ieri al supermercato. Allora, la tappa successiva sono 23 km e non dobbiamo assolutamente farli tutti. Vediamo fino a dove abbiamo voglia di camminare, vediamo anche com'è il tempo. Quando riparto dopo una pausa, è sempre un pochino freddo. Adesso vedo dalla farmacia che sono 18 gradi, avrei detto di meno. Con il poncho poi riho caldo sicuramente. Comunque, il fatto è che con il pile, se metto adesso mi copro, mi metto il pile, sudo subito, quindi è inutile. Sono dei reperti storici, hanno fatto dei ritrovamenti. Allora, stiamo lasciando questa città veramente deliziosa e non ho avuto nessun problema a trovare la strada, è indicato anche troppo bene. Ci sono stati dei lavori in corso, quindi hanno deviato anche il cammino, però indicato benissimo. Quindi bravissimi, i spagnoli come sempre investono molto sul cammino, ci spendono proprio. L'odore dell'eucalipto quando piove sembra più forte, più intenso. Non so se ci avete fatto caso, cioè questa borsetta laterale è veramente fantastica. È stata disegnata, è stata costruita seguendo l'indicazione di un fotografo tedesco. È cara, è vero, è cara, ma è veramente, cioè si può prendere la macchina fotografica, si può utilizzare con una mano senza dover utilizzare entrambe, della dimensione giusta per una mirrorless anche con bell'obiettivo. Ragazzi, di tutti i miei oggetti, di tutto quello che mi vedete portare dietro, trovate il link nella descrizione del video, il link ad Amazon. Dateci un'occhiata se vi interessa qualcosa. Guardate che bel posto. E ci sono dei pellegrinos. S ovviamente perché è plurale, eh? Io sì che so le lingue. 63 km, tecnicamente, ragazzi dico tecnicamente, domani si potrebbe essere a Santiago, eh? E per fortuna mi hanno fermato dei pellegrini chiedendomi un'informazione che ovviamente non sapevo rispondere, perché dopo questa città che già non mi ricordo come si chiama, che disastro che sono. Vabbè, c'è la scelta, cioè si può passare per la via spirituale invece di andare dritto per Santiago, che costeggia di nuovo la costa. Infatti questi ragazzi vanno per la via spirituale, si allunga mi pare di un giorno o 2 giorni, 2 giorni perché credo almeno 2 giorni, dovrei controllare. E io preferisco rimanere sulla via originale, poi ragazzi semmai un giorno avrò la possibilità di ripetere questo percorso, farò un'altra strada, è ovvio, no? Comunque adesso continuiamo, continua a piovicciare, niente di grave, le scarpe ancora sono asciutte, perlomeno un po'. Bello! Ed eccoci al bivio. Se andiamo a sinistra c'è la variante spirituale, si chiama. Eccoci qua, lo vedete? E se andiamo a destra invece si va direttamente verso Santiago. Abbiamo visto, mancano una sessantina di chilometri. Mo' piove. Avevo le scarpe bagnate, anche le calze. Mo' le sento. Però va tutto bene, tutto a posto. Ora ci penso io a far smettere di piovere. Che bella cosa, una giornata sole, l'aria serena dopo una tempesta, quest'aria fresca pare già una festa. Che bella cosa, una giornata sole. Non smette, anzi, mi sa che peggiora. 61 a Santiago. Mannato sole, bella ahimè. Ma vi ricordate a giugno, quando l'ultima tappa, quando da Santiago sono arrivato a Finisterre?
Quell'acqua, i danni che mi ha fatto, non si sa. Quest'anno per fortuna ho preso l'Osmo Action e basta, e non dovrei avere problemi di nessun tipo, anche se in riparazione una volta già ce l'ho mandata proprio per l'acqua. Vabbè, sorvoliamo. Si sta comportando veramente bene la mia Osmo Action. Quando arrivo, anche di questa faccio una piccola recensione. Ma ci avete fatto caso che non c'è più un pellegrino turista? Chissà che fine che hanno fatto. Perché con la pioggia non camminano? Comunque ragazzi, anche oggi mi sento fortunato a poter essere qui, a poter camminare, a poter fare il cammino di Santiago, la via portoghese. È una bellissima giornata piovosa. Mi sto divertendo molto, mi sto divertendo comunque. Non esiste il tempo ideale, non c'è una giornata meglio di un'altra. Quando è troppo caldo, quando è troppo freddo, quando è asciutto, quando è bagnato. Bisogna cercare di avere sempre con sé un abbigliamento più adatto possibile. Ovviamente non si può avere sempre tutto dietro, però io oggi penso che me la cavo. Quando piove l'unico rischio serio sono le vesciche, perché il piede bagnandosi, la calza bagnandosi, crea più attrito. Era la stessa cosa, perché uscivamo da lì e facevamo questo così. Dai, che sembra che un pochino ha rallentato, speriamo rimanga così, che almeno piano piano si asciugano le calze. Per il resto 30 km, mezzogiorno e 53, è un'ora che è uscito il nuovo video. Quando mi fermo accendo il telefono e leggo qualche commento, e i piedi vanno bene. Sul piede destro credo che incominci a formarsi una vescichetta sulla pianta del piede. Ci sta però, dai. Guardate, carino, ci fermiamo un attimo. Ovviamente c'è anche per mettere il timbro. Prendiamo qualcosa e continuiamo, Allora, ok, non so se vi farò vedere questa clip perché i piedi non sono granché belli. Qui c'è una piccolissima vescica che ho aperto e ho fatto uscire il liquido, non era pochissimo, però così facendo ho tolto la pressione. Se ci riesco a camminare così va benissimo, lascio com'è, altrimenti ci metto i compitti, quelli piccoli, però una volta arrivati in albergue. Le vesciche sono un problema, ragazzi, sono un problema serio, e è meglio se non vengono. Chi cammina però le conosce bene. Adesso un caffettino e si riparte. Ah, ripartire fa sempre poco piacere. Comunque, sono entrati un po' di commenti dell'ultimo video e anche qualche domanda. Adesso le leggiamo qualcuna insieme. Allora, abbiamo superato i 30 km. Tecnicamente ci potremmo fermare dove vogliamo, non è che abbiamo l'obbligo di arrivare a 40 km e al fine tappa, ma vediamo. Ok, non vorrei troppo strapazzare i piedi perché poi si paga, lo sbaglio. Ma vediamo, dai, anche andare piano piano. Tanto da quello che ho visto l'albergo municipale è piccolo, non so, probabilmente lo troviamo pieno, ma dovrebbe essere un'altra cittadina, quindi le possibilità per dormire ci dovrebbero essere. Tanto, raga, l'acqua c'è, anche domani hanno messo acqua. Io non sarei per farla troppo lunga, nel senso, non dico che bisogna per forza domani sera essere a Santiago. Ma l'idea fondamentalmente è quella, però vediamo, dai, questa qui è un'ipotesi, perché, come ripeto, non devo essere domani a Santiago, possiamo essere a Santiago anche lunedì, quindi tra 2 giorni. Ragazzi, volevo rispondere a qualcuna delle vostre domande, dei vostri commenti, ma il cellulare con le mani molle non è che l'iPhone 6 funziona un granché, quindi lo rimandiamo a dopo. Continua a piovere. Spigna bagnata. Ah, mi vedete un po' appannato, scusate, ma è inutile, con che l'asciugo. E allora, diversi video fa vi ho chiesto se camminavate, mi state scrivendo in tantissimi. Cioè, non ha importanza quello che fate, quanti chilometri, l'importante è muoversi, l'importante è fare qualcosa.
c'è chi lo fa con la bicicletta, c'è chi cammina per 10 km al giorno, cioè non ha importanza, anche soltanto 2 km, anche se andate a camminare per una mezz'oretta, però è una camminata tutta vostra, del tempo che dedicate solamente e esclusivamente a voi, fate bene, fatelo, fatelo tutti i giorni, perlomeno quando è possibile, perché ne giova tanto e della vostra felicità. Ragazzi, camminare rende felici. Guardate che castagno. A me le castagne non è che mi piacciono più di tanti, eh. Poi ne ho visti tantissimi di castagni. No, ma falle 2 gocce, eh. Guardate carino questo bar. In pratica è un garage che l'hanno fatto diventare un locale. Non è che se potremo tornare dappertutto, Se no le chilometri non è che si fanno da soli, eh. A proposito, 33,6, 7 km, notate come astutamente è stata messa qui questa freccia gialla per fare una piccola variante verso un bar, ma noi non ci caschiamo, ragazzi, non ci caschiamo. Però durante il cammino incontrerete spesso degli incroci o delle deviazioni fatte apposta dai locali, dai bar, dai ristoranti, per deviare le persone, il flusso di persone. In genere vengono cancellate, però capita che c'è il dubbio, c'è poi, per questo serve, in quei casi serve la guida, sì. Ma guardate noi poveri camminatori, 51 km, mentre coloro che decidono di viaggiare in macchina 40. Questa è un'ingiustizia, è proprio un'ingiustizia. Sono 10 km in più. Ma che ci frega, a mano ne fanno anche 20 di più. Faccio presente che le ragazze davanti ancora stanno chiacchierando, mancano 5 km all'incirca e qui fanno festa. Grande! Questa sembra tipo un'infiorata, non so cosa può essere. Ok, finalmente stiamo entrando a Caldas de Reis, sul Perù, raga, mi sono dimenticato come si chiama per bene. Andiamo a cercare subito un ostello. 39,2. Via, le nostre 40 km le abbiamo fatte oggi. Per trovare l'albergo municipale ho dovuto utilizzare Google Maps. Prima controlliamo quello, sperando che c'è posto. Se non c'è posto, ripiego su un ostello privato. Ok ragazzi, sono entrato poi alla fine per sbaglio dentro un albergo privato. Quello municipale sta a 100 metri da qui, ma fa niente. Perché sicuramente era pieno e poi non è che è un problema. 15 euro privato, lenzuola, coperta, eccetera, pulita. Ho la presa della corrente, wifi e un bel albergo. L'unico problema è che per lavare i panni a mano bisogna scendere e stare di fuori. Ho fatto la doccia, adesso mi riposo un pochino, sono le 3:50 e poi si va a vedere un pochino il paesino e anche a cenare. Guardate che carino, c'è il frigorifero, il microonde per scaldare l'acqua e anche il forno. Guardate. Adesso prendo il forno e mi asciugo i capelli. Beh, dai, ovviamente, che stile. Allora, adesso però io vorrei andare a mangiare qualcosa, non ho neanche pranzato, sono le 5. Ora non è né un pranzo né una cena, è una merenda, diciamo, dai. E giustamente ho smesso di camminare, ha smesso anche di piovere, ti pare? Quanto scommettiamo domani mattina inizia a piovere quando inizia a camminare? Allora, sono stato dentro un caffè, dentro una caffetteria, sono stato invitato da due signore a tavolo, da altre due pellegrine tedesche, abbiamo fatto due chiacchiere e ecco, là c'è un supermercato. Allora, non so se cercare un ristorante o andare nel supermercato a prendere qualcosa per cena. Io andrei più al supermercato perché almeno non devo stare a pensare a cercare il ristorante, a vedere quello se c'è qualcosa che mi piace. Non ho resistito. 8,91 per la cena, domani per la colazione e anche il pranzo. Ci dovrebbe scappare. E anche il 2 birretti ho preso. Conviene fare la spesa. Se siete più persone, conviene cucinare, perché nella maggior parte degli ostelli c'è anche l'uso cucina. E lì in quell'angolo c'è l'albergo, quello municipale,
che però è gestito da privati, è gestito da persone private. Allora, il pane per cena e per domani, due birre, tramezzini. Questa è una ricetta tipo il sai che buon, una cosa del genere. Due banane, poi ho preso un'insalata di patate. E questo che non so che è tipo boh, semolino, boh, non so che è. Adesso l'assaggio. Allora, ho cenato a tavola con due signore tedesche, abbiamo parlato della Germania, del tutto il meno, del fatto di fare questi cammini. A tavola con noi anche due russe e una ucraina, veramente internazionale, bellissimo l'atmosfera che si crea all'interno degli ostelli, bello bello bello. Però nel giardino poi ho trovato una brutta sorpresa, perché questa sedia che cavolo sta a fa qui, raga, questa non dovrebbe essere nel giardino di un ostello. Adesso mi trovo nel bagno, doccia, bagno, lavandino. Di questi bagni ci sono 3 per uomini e 3 per donne, di più non serve. Ci vediamo domani, lasciatemi un pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, al prossimo video, buonanotte.